conosce già la sua diocesi, è già venuta altre volte a Civitavecchia, e come nasce questo incontro con, naturalmente con la collettività? Ma sono venuto alcune volte per conoscere un po' la realtà, e con, evidentemente con emozione e con trepidazione. Non conosco approfonditamente le situazioni, anche se Monsignor Marrucci e i collaboratori della Curia mi hanno dato tutte le informazioni che sono necessarie. E credo che sia, da parte mia, posso dire, lo dico anche attraverso questo mezzo televisivo, c'è una grande emozione. E la celebrazione che ci sarà sabato è un ingresso ufficiale e solenne, proprio perché, nonostante le difficoltà di questo tempo di pandemia, in cui dobbiamo stare a delle regole ben precise, e vi spiegherò, è bene che ci sia una festa per un momento così particolare in cui la comunità incontra il suo nuovo pastore. Il divieto di assembramento e i numeri limitati per le indicazioni che vengono dalle autorità sanitarie impediscono che tante persone siano in cattedrale, perché la cattedrale, con le attuali normative, non può portare oltre 150 persone, quindi in cattedrale ci saranno alcuni sacerdoti, le autorità civili e militari, e però questo momento della cattedrale, che è particolare perché è il momento in cui il nuovo vescovo si siede sulla cattedra e riceve il saluto da parte dei rappresentanti della diocesi e della comunità civile, verrà trasmesso anche nel Forte Michelangelo, grazie appunto ai servizi televisivi, in modo tale che chi già è nel Forte possa seguire questo momento. La celebrazione della messa, della Santa Messa, avverrà direttamente nel Forte, dove ovviamente lo spazio all'aperto consente un numero di fedeli ampio, e io colgo l'occasione per invitare le comunità a partecipare, anche se poi ovviamente il giorno dopo sarò a Tarquinia, la mattina di domenica alle 11.30 sarà la messa in Duomo, e poi io già da lunedì comincerò a visitare le parrocchie, le comunità, mi farò vivo in tutti i modi, perché l'entusiasmo che porto nel cuore mi induce a andare a incontrare le persone. È un periodo particolare, perché agosto è un periodo un po' di lavoro per alcuni aspetti o di ferie per altri, per quelli che possono, però in realtà proprio per poter poi iniziare l'anno pastorale a settembre, ottobre, con in modo ben organizzato, io vorrei subito conoscere la realtà. Questo è lo scopo anche di questa accelerazione nella celebrazione d'ingresso.